Caspar Caparoni è stato il personaggio più polemico della prima puntata della nuova edizione dell'Isola dei Famosi. Subito ha trovato argomenti su cui discutere insieme alla conduttrice del programma, Alessia Marcuzzi, che a più riprese ha chiesto all'attore di non essere troppo polemico riguardo alle modalità di un gioco televisivo. Caspar, dall'altra parte del mondo, però, oltre che pensare alle sue polemiche, deve anche tenere a freno le sue pulsioni. Sposato dal 2010 con Veronica Maccarone, Caspar ha promesso, durante un'intervista a Nuovo, di non avere intenzione di provarci con le altre concorrenti dell'Isola. Il protagonista di numerose fiction TV è ora avvolto della 14ª edizione del Game Show, ma riuscirà a mantenere la promessa data. A casa non lo attende solo la moglie, ma anche i figli di cui ha raccontato: quando mi hanno visto preparare le valigie erano tristi, per loro stare lontani da me è una sofferenza. La lettera della moglie. Veronica Maccarone è pronta a sostenere suo marito Caspar Caparoni nella nuova puntata dell'Isola dei Famosi 2019. L'ex modella e attrice nei giorni scorsi aveva pubblicato su Instagram una dedica per la sua dolce metà: buona fortuna d'amore. Nel frattempo però lo ha anche invitato a rigare dritto in Honduras, sapendo che è considerato un sex symbol dalle donne. Ha scritto infatti una lettera per il suo amore Caspar: ora che sei dall'altra parte del mondo per il reality, stai lontano dalle tentazioni e non cedere al fascino di nessuna naufraga. Veronica Maccarone teme che qualche bella concorrente dell'Isola dei Famosi 2019 faccia girare la testa al marito. Sei sempre stato un marito fedele e un padre di famiglia, ti prego di non scordarlo, ha aggiunto nella lettera pubblicata da Di Più. Dal canto suo, il marito prima di partire le aveva scritto su Instagram: questi sono gli ultimi minuti che ti vedo, direi ti amo e non darei scioccamente per scontato che già lo sai. Veronica Maccarone, moglie di Caspar Caparoni. Ma Caspar Caparoni non ha rassicurato la moglie Veronica Maccarone prima di partire solo con un post su Instagram. Le ha lanciato anche qualche segnale con un'intervista rilasciata al settimanale Nuovo prima di volare per l'Honduras. Ti prometto che all'isola non farò la corte alle altre donne, il titolo. Quando mi hanno visto preparare le valigie erano tristi, per loro stare lontani da me è una sofferenza, aveva detto Caspar Caparoni sui figli. Loro sono il simbolo della serenità che ha ritrovato grazie a Veronica Maccarone, che ha sposato nel 2013. Una unione che ha deciso di celebrare in gran segreto e che ha rivelato solo alcuni giorni dopo a genitori e parenti. Veronica Maccarone e Caspar Caparone hanno insieme due splendidi figli, Alessandro e Daniel. Dal matrimonio precedente invece l'attore ha avuto Scheherazade e Joseph. La differenza d'età tra i due è comunque solo sulla carta, la coppia infatti va d'amore e d'accordo. Iscriviti per non perdere le novità, grazie per il like.